attimo dagli schemi nostri usuali e andiamo a realizzare questa bellissima pochette con la cerniera ben rifinita, facilissima da realizzare. Prendiamo un pezzo di stoffa di quelli che usano i tappezzieri o comunque gli arredatori che portano sul retro già il rinforzo. La misura che a noi basterà sarà 52 x 38. Se avremo un pezzo più grande di così potremo addirittura farne due. Ora andiamo a trasferire sul retro del nostro pezzo di stoffa il disegno. Il disegno da trasferire è estremamente semplice. Dobbiamo disegnare due rettangoli uno accanto all'altro con queste dimensioni 35 x 25. Nei quattro angoli disegniamo quattro quadrati di 5 cm di lato. Questi quattro quadrati andranno tagliati e rimossi, poi vi faccio vedere. Una volta che avremo trasferito il disegno sulla stoffa, abbiamo due rettangoli così, quindi con i quattro quadrati da 5 cm e lato 35 x 25. Passiamo a tagliare gli angoli, otterremo questo. Quindi una volta che avremo tagliato gli angoli otterremo questo, il rettangolo senza i quattro angoli. Tagliati i quattro angoli su entrambi i nostri pezzi di stoffa, procediamo con il posizionamento della zip. La posizioneremo sul lato lungo. Prendiamo la zip. Io questa l'avevo in casa e di recupero. Noi ogni volta che buttiamo un capo possiamo sempre recuperare bottoni, ganci, perché poi possono essere riutilizzati. Quindi posizionata la mia zip così, vado a cucire questa parte. Ora vi giro sul dritto la cerniera e vado a cucire, a ribattere sul dritto, da qui a qui. Otteniamo questo. Ora procediamo con l'altro pezzo di stoffa. Prendiamo il nostro pezzo, appoggiamo il dritto sul dritto della cerniera e della stoffa ed andiamo
a battere sul rovescio. L'unica cosa, dobbiamo stare attenti ad allineare bene i tessuti nella giusta posizione, quindi dobbiamo guardare bene che siano allineati gli angoli. Una volta cucito qui sul rovescio, rigiriamo sul dritto e andiamo a ribattere. Dal rovescio ho cucito sotto e i lati, ho lasciato aperto ancora gli angoli e ho aperto a metà la zip. Ora cuciamo gli angoli chiudendoli così per dare la tridimensionalità. La cucitura ne mandiamo una a destra, l'altra a sinistra. Passo sotto la macchina. Alla stessa maniera chiudo l'angolo dove è la cerniera e passo sopra. Una volta che avremo cuciti tutti e quattro gli angoli e quindi avremo dato la tridimensionalità alla nostra, al nostro beauty case, tagliamo l'eccesso di cerniera. Lasciamo qualche centimetro e tagliamo. Lasciamo anche qui e tagliamo. Ora rigiriamo il tutto sul dritto. E la nostra pochette beauty case sarà pronta. Facile da fare, elegante, portabilissima e molto molto capiente.